31 agosto 1986. Muore Goffredo Parise, scrittore e giornalista. Dopo i bombardamenti tedeschi di Vicenza, sua città natale, aderisce alla Resistenza collaborando con il Partito d'Azione. Per il Corriere della Sera scrive reportage dai fronti di guerra, Vietnam, Biafra, Cile, Cuba, Albania, Siberia, Cambogia. Esordisce nel 1951 con Il ragazzo morto e le comete. Nel 1972 esce Sillabario, una raccolta di racconti considerata da molti il capolavoro di Parise. Non ho tempo di fare.